La società baltrumplina Olimpia Athletic Team di Andrea Boloni e Antonella Saiani, da molti anni ormai attiva nel campo dell'atletica inclusiva, ha ricevuto nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati di Roma un importante riconoscimento da parte dell'onorevole bresciano Fabrizio Benzoni. Erano presenti all'evento il presidente nazionale di ECS Bruno Molea, il senatore Adriano Paroli, la consigliera regionale Claudia Carzeri ed anche dirigenti, tecnici e atleti della squadra. Adesso siamo fuori dalla Camera dei Deputati, in nostra compagnia il presidente dell'Olimpia Athletic Team Andrea Boloni. Abbiamo appena terminato questa premiazione, è inutile dire, quasi grande emozione. Un'estrema emozione, abbiamo visto tante persone che hanno parlato di Olimpia Athletic Team, hanno parlato cercando di trasmettere un concetto importante di Olimpia Athletic Team: tutti insieme creiamo inclusione, creiamo un tessuto sociale partendo dal basso che può migliorare l'essere, può abbattere determinate sovrastrutture, le sovrastrutture che purtroppo questo sistema ci ha creato. Certo, comunque alla presenza di ospiti importanti è stato riconosciuto il vostro impegno per l'inclusione, mi sembra che questo per voi possa essere anche un bel trampolino di lancio per i prossimi impegni. Assolutamente sì, abbiamo delle gare importanti, delle gare di fronte a noi, abbiamo dei nuovi corsi inclusivi che partiranno a Peschiera, abbiamo delle nuove attività che partiranno anche grazie a quello alla premiazione che viene fatta oggi, perché comunque abbiamo dato un bel segnale. Olimpia Athletic Team c'è, Olimpia Athletic Team sta creando qualcosa di bello e di nuovo, ma questo è solamente un passaggio. Io voglio sottolineare che Olimpia Athletic Team sta creando le basi per nuove attività e creare nuova vera inclusione. Oggi penso che sia il giorno davvero che, non dico che desideravamo da tanto, però penso che con questo premio che ci hanno dato oggi qui alla Camera, penso che sia davvero per noi un valore estremamente importante per tutto quello che stiamo facendo, per quello che verrà in futuro, e spero che non ci fermiamo qua, perché i nostri programmi e le intenzioni sono di andare sempre più avanti e di portare avanti i nostri colori. Valentina, la squadra è fatta, siete pronti a scendere in campo? Sì, siamo pronti a scendere in campo con una squadra che, come ho sottolineato, ritiene sia indispensabile parlare di condivisione, ascolto e partecipazione. Questo sarà il nostro impegno principale. Attenzione rivolta ai giovani e anche agli anziani. Sì, perché sono le due fasce sulle quali noi puntiamo molto l'attenzione. I giovani sono il nostro futuro e, come avete visto anche nella lista, ci sono una gran parte di giovani, proprio perché loro portano l'innovazione e la voglia di futuro, e in loro vogliamo investire, cercando anche di diventare città amica dei bambini e degli adolescenti. Ma anche dobbiamo puntare soprattutto sugli anziani, cercando quindi di migliorare la loro vita, offrendo momenti di creatività e di incontro, non lasciandoli quindi nella solitudine, e soprattutto anche andando a tutelare quelle fasce di anziani che hanno un maggior bisogno, e quindi con l'assistenza domiciliare e l'ampliamento anche dei posti della casa di riposo. Si è detto in presentazione di una squadra eterogenea composta da 16 elementi. Sì, 16 elementi che hanno trovato tutti un punto di incontro, una lista civica che ha trovato comunque anche l'appoggio da parte dei partiti. Massimo Otelli, già sindaco e vice sindaco di Starezzo, che fornisce il suo supporto alla candidatura di Valentina Pedrali. Sì, assolutamente, una candidatura di Valentina Pedrali condivisa, determinata, e soprattutto ha trovato il favore di tante forze del mondo civico e le forze politiche del centrodestra. Quindi assolutamente la condivisione è stata trovata sul programma, sui temi importanti, soprattutto quelli sovracomunali, infrastrutturali, sul raccordo autostradale, sull'acquedotto di valle, sul servizio idrico integrato più in generale. Oggettivamente crescere con loro, nel gruppo dove vede metà giovani e metà di persone con esperienza, non è stato difficile, anzi nei tavoli di confronto sono uscite le migliori idee per un programma concreto e soprattutto per dare risposte certe e determinate
alla comunità di Sarezzo che ne ha veramente bisogno. Undicesima rassegna della Bruna Valtrumplina questa domenica 5 maggio 2024 in località Piani di Nani a San Colombano di Collio Valtrompia, con l'organizzazione del Nostrano Valtrompia DOP, della comunità montana di Valle Trompia, del comune di Collio e della Proloco di Collio. La manifestazione inizia alle 8:30, le premiazioni alle 13:30, alle 15:30 lo spettacolo a cura del gruppo folcloristico di Collio. La manifestazione è riservata a brune alpine di proprietà dell'azienda da almeno 6 mesi. Le vacche presenti dovranno provenire da allevamenti ufficialmente indenni da TBC. Alla manifestazione saranno esposte anche razze caprine presenti in valle, massimo 5 capre, un becco o 6 capre per ogni allevamento. Le capre dovranno provenire da allevamenti ufficialmente indenni da Bruxelles. Gli animali, sia mucche che capre, dovranno essere muniti di collane in catena e legam e campanaccio. La valutazione dei capi bovini presenti è a cura di un giudice dell'ANARB, Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bruna. A tutti gli allevatori partecipanti sarà riservato un premio di partecipazione. Tutti i partecipanti alla manifestazione potranno esporre i loro prodotti lattiero-caseari. Iscrizioni e informazioni: Fausto Piotti, Alberto Lazzari, Silvio Zanini, 338-6778-470. Bruna Valtrumplina, undicesima rassegna, 5 maggio 2024, località Piani di Nani, San Colombano di Collio Valtrompia. Ci troviamo davanti alla RSA Pietro Beretta di Gardone Valtrompia, che nei prossimi mesi subirà un'importante ristrutturazione, resa possibile grazie ad un'altrettanto importante agevolazione fiscale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'appoggio dei consiglieri, il Vicepresidente è qui presente oggi, è riuscito ad ottenere questa agevolazione non senza difficoltà e con l'aiuto ovviamente della direzione amministrativa della RSA. È stata a volte una corsa contro il tempo, ma chiediamo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Fausto Gamba di raccontarci come si svolgeranno questi importanti lavori di ristrutturazione che daranno alla struttura nuova vita. Allora, intanto c'è da dire che a partire dalla prima settimana di maggio verrà impostato il cantiere, che avrà bisogno di un paio di settimane per essere completato. Ufficialmente noi abbiamo comunicato ad ATS che i lavori inizieranno il 19 maggio. Sono lavori importanti, come diceva la intervistatrice, che peraltro è anche lei consigliere di amministrazione. Perché la struttura che è stata costruita nel 1972 ha bisogno di un intervento che porterà un miglioramento del consumo energetico dell'edificio e anche un importante intervento sulla struttura stessa per ridurre il rischio sismico. Noi abbiamo approfittato di questa opportunità, pur con difficoltà, perché poi un decreto governativo ha un momentino stravolto le carte e abbiamo dovuto fare le corse per poter rimanere dentro nei termini previsti dalla normativa. Comunque i lavori consistono nel apporre il cappotto alla struttura, il cambio di tutti i serramenti, il rinforzo del tetto e il fotovoltaico. Per ultimo verrà sistemata anche la centrale termica, questo per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Per quanto riguarda invece la mitigazione del rischio sismico, sono previste importanti operazioni da fare sulla struttura portante in modo tale che possa resistere alle sollecitazioni di un eventuale sisma. Ecco, sicuramente ci sarà qualche disagio, sarà possibile sia per quanto riguarda gli ospiti che per quanto riguarda i dipendenti, ma anche i visitatori. Come avete pensato di far fronte a questi possibili disagi? Ecco, la prima cosa, abbiamo avvisato tutti i nostri dipendenti e nelle prossime settimane faremo un incontro anche con i parenti dei nostri ospiti
per illustrare il progetto e per far presente, diciamo, appunto le difficoltà che in questo periodo di lavoro potrebbero sorgere. Però abbiamo studiato anche dei percorsi in tutta sicurezza che prevedono l'ingresso dagli alloggi protetti attraverso il tunnel, in modo tale che sia dipendenti che i parenti si troveranno in sicurezza e potranno normalmente, diciamo, esercitare le loro attività. Fulvia Moretti, vicepresidente della Casa di Riposo, a lei vorrei chiedere come avete coinvolto il personale per organizzare questa operazione importante di ristrutturazione. Il nostro personale è una risorsa molto importante per la nostra RSA. E già abbiamo intrapreso con loro un percorso volto ad un risparmio sulle spese, un cospicuo avanzo di bilancio, e in questa fase ci permette anche di non aumentare le rette. Detto questo, il nostro personale sicuramente sarà coinvolto, è stato coinvolto con degli incontri proprio per garantire la continuità dell'assistenza volta ai nostri ospiti. In questi incontri con il personale, dove è stato presentato il progetto della ristrutturazione, è stato chiesto ai nostri dipendenti di collaborare per poter appunto garantire l'assistenza continua ai nostri ospiti e per superare insieme eventuali criticità, eventuali disguidi che in un'operazione di questo tipo sicuramente possono essere comunque presenti. Il compito del coordinatore dell'Ecomuseo qual è? Il compito del coordinatore è proprio quello di tenere insieme le diverse realtà che compongono l'Ecomuseo, realtà pubbliche come la Comunità Montana e tutti i comuni della valle e 14 realtà private tra associazioni ed aziende come quella in cui ci troviamo in questo momento. Per raggiungervi, quali sono i mezzi per poter sapere qualcosa di più sull'Ecomuseo? Allora, è presente un sito internet, ecomuseovalletrompia.it, nel quale si trova la mappa di comunità, che è praticamente l'insieme degli itinerari tematici che Ecomuseo offre al pubblico e in pratica sono tutti i vari beni materiali, immateriali e documentali organizzati per essere appunto fruibili a chi vorrà appunto scoprire il patrimonio culturale della valle. Miss Valtrompia 2024 al via per la nona edizione. E mentre vi proponiamo le immagini della finale dell'evento Miss Valtrompia 2023, un successo meraviglioso con 28 fasce e i relativi premi assegnati, un evento che abbiamo via via documentato con servizi televisivi in onda sul canale 83 della nostra e vostra emittente regionale televisiva Più Valli TV, trasmissione La Bella Valtrompia, vi ricordiamo che si sono ufficialmente aperte le iscrizioni a Miss Valtrompia 2024 e che a giorni daremo il via ufficiale a Miss Valtrompia 2024 fornendovi tutte le informazioni e le indicazioni anche della sede della finale con location che stiamo vagliando attentamente in questi momenti in base alle proposte che sono giunte alla nostra attenzione. Un invito a tutte le ragazze dai 16 anni in avanti e a tutte le donne che saranno poi suddivise in fasce in base all'età. Potete già iscrivervi visitando il sito www.missandmistervaltrompia.it e inviando una mail a info@missandmistervaltrompia.it indicando i vostri dati anagrafici ed un vostro numero di telefono. Un invito alle attività commerciali ed artigianali di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere, a gruppi ed associazioni che volessero sponsorizzare una propria specifica Miss, assegnandole durante la finale la fascia col proprio nome promozionale ed avendo da noi in cambio 2 mesi di promozione pubblicitaria televisiva a spot sul canale 83 di Più Valli TV durante la trasmissione La Bella Valtrompia del venerdì sera alle
ore 20:10 ed è la domenica mattina alle ore 11. Miss Valtrompia 2024 al via. Informazioni ed iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info missandmistervaltrompia.it, WhatsApp 348 90 23 854. Carlo Bravo, consigliere regionale, si mette in gioco con la lista civica di Valentina Pedrali. Sì, è stata una decisione non semplice perché l'impegno in regione è parecchio, però il mio Sarezzo, ormai 44 anni che sono qua, quindi lo sento tutto mio, ho qua i figli, ho qua la mia famiglia, quindi l'impegno devo metterlo anche in questo caso. Mi hanno chiesto di farlo, ci ho pensato un attimo, ma poi ho detto sì, proviamoci, perché è troppo importante per me cambiare un po' il passo di questo paese. Io trovo Sarezzo che è proprio al centro della Valtrompia, quindi un paese molto importante. Andiamo a cercare di, come centrodestra, come altri che sono collegati a noi, che siamo collegati, abbiamo avuto le nostre discussioni un attimino, ma ci siamo capiti la svelta, quindi vogliamo fare questa lista civica apposta per portare a qualcosa di bello qua anche a Sarezzo. Insomma. Cosa vi sentite di dare in più? Allora, innanzitutto, come si è parlato, io avendo una certa età penso molto anche agli anziani, ma giustamente, come sono stato ricordato, bisogna ricordare anche i giovani e soprattutto anche nello sport. Sarezzo bisogna cercare di, al di là dell'autostrada che deve arrivare, prima o poi arriverà, perché è da anni che lo aspettiamo, quindi diventa un polo importante anche quello. Però guardate che seguire i ragazzi, dare un esempio un po' anche ai ragazzi, e qua abbiamo messo parecchi giovani appunto nella lista perché devono intraprendere questa strada, perché è la politica che decide le cose, è inutile parlarne al bar, parlarne in famiglia, bisogna cercare di metterci la faccia e cercare di cambiare qualcosa in più, di dare qualcosa in più. È un momento difficile, abbiamo le guerre in giro, quindi abbiamo tante discussioni da fare, ma soprattutto abbiamo tanti problemi da affrontare, all'ambiente e tutto quello che è, però non dimentichiamo il nostro passato, dobbiamo cercare di capire dove siamo arrivati e quello che possiamo fare in futuro. Certo, l'ambiente è una cosa importantissima, lo sappiamo benissimo, stiamo discutendo tanto anche in regione, però non bisogna solo salvare l'ambiente, bisogna salvare anche il lavoro, salvare tutto quello che è l'insieme di un paese importante come Sarezzo. Segnatevi bene questa data, 19 maggio 2024, è la data della 15ª tappa del Giro d'Italia che porterà i corridori da Manerba a Livigno, sulle strade anche della Valtrompia, perché il percorso prevede il passaggio da Lodrino prima, da Abrozzo di Marcheno poi, da Taverno e infine qui da Pezzase per raggiungere il Colle di San Zeno. Questo pomeriggio ci troviamo proprio a Pezzase per illustrare i contenuti della tappa e come questa località e la sua comunità si apprestano ad accogliere il giro. Quirino Montacchio ha anticipato i tempi e si è portato la maglietta rosa, la maglia rosa. Sì, sì, è troppo. Sono troppo emozionato per questa cosa, quindi l'aspetto in ansia, spero che le cose sicuramente andranno bene. Io sono un appassionato di ciclismo da tempi che furono. Sono andato diverse volte in giro e questo avvenimento penso che porterà a Pezzase tanti di quegli spettatori e curiosi che ci inorgoglirà sicuramente. Tu sei stato poi il gancio tra il comune di Pezzase e l'organizzazione del giro. Sì, io ho avuto la fortuna di conoscere due degli organizzatori, perché leggendo sul giornale che c'era la possibilità di venire, ho letto i nomi e loro li conoscevo e allora mi sono subito attivato, contattando sicuramente il sindaco e il vice sindaco, e ci siamo resi disponibili a far tutto, grazie anche all'appoggio della comunità montana, purché il giro arrivi a Pezzase e sarà una festa per tutti. Certamente avete preparato delle iniziative, poi le sentiremo anche dalla polisportiva. Ecco, noi avremo, supporteremo chi vuol fare iniziative, faremo qualcosa anche noi, ma dopo la polisportiva qui rappresentata dal Presidente dirà quello che farà, e noi anche lì siamo fortunati che ci daranno una mano a far sì che quella giornata lì sia una giornata splendida per tutti, dai grandi e piccini. Un'opportunità grandiosa anche per gli esercizi commerciali. Sicuramente, già Pezzase secondo me come esercizi, diciamo, di montagna già conosciuto,
Adesso questo farà in modo che anche qua, sia quello che è appena aperto qua sopra di vicino al comune e soprattutto quelli in montagna, perché tanta gente arriverà in bicicletta, andrà su e si fermerà in quegli esercizi. Giovedì 9 maggio alle 20:30 nella biblioteca di Gardone Valtrompia, presentazione del libro Le compagne nella storia del Partito Comunista Bresciano, Fondazione DS Brescia 2024, organizzato dalla Fondazione DS Brescia. I saluti di Boretto Nicoletti, presidente della Fondazione DS. Partecipano Patrizia Concari e Clara Ricci, testimonianze di Carla Sabatti, Tiziana Belleri, Marietta Rossi, Danila Monteverdi, introduce Paolo Pagani.